Ciao a tutti, sono qui con il primo mini album di Anju e Doyeon, che sono due ex membri degli X1. Adesso vi faccio vedere. Adesso vi tolgo questa cosa perché fa un sacco di riflesso, tipo vedete me. Ok, allora, fronte, non mi ricordo che versione sia, ce n'erano due. Questa era tracklist, ho amato quest'album. In realtà Seoul non mi è piaciuta tanto, ma tipo questa è bellissima e loro sono pazzeschi, cioè io mi sono letteralmente innamorata di questi due ragazzi, vi giuro. In realtà ero già innamorata di Doyeon perché era il mio bias nei X1, quindi niente, è stato amore. Allora questi ve li tolgo che ve li faccio vedere alla fine. Vi faccio vedere prima il CD. E l'album mi è piaciuto un sacco. Ad essere sincera, gli X1, allora, mi piacciono, vabbè, adesso purtroppo si sono sciolti, mi piacevano, ma non alla pari dei 101. Quindi sì, mi piacevano, ma ero sempre un po' frenata, diciamo. Però ci sono alcuni membri degli X1 che io ho amato dal primo minuto, e uno di questi è Doyeon. E questo album è fenomenale. Se non l'avete sentito, andatevelo ad ascoltare. Perché davvero merita un sacco. E lui ha tipo 15 anni. Una roba così. Le foto di questo album. Ecco, la canzone pianoforte, tipo l'avrò ascoltata 16.000 volte. Adesso non mi ricordo come si intitolava, Unfamiliar, una roba del genere, non mi ricordo. Comunque, mi sono innamorata. No, l'album merita. Oh, l'album merita davvero tanto. Quindi se vi va di andare, se seguivate gli X1 e vi va di ascoltare il nuovo debutto loro, ve lo consiglio davvero tantissimo. Ok, adesso vi faccio vedere tutte le varie foto che c'erano all'interno. Allora abbiamo questo, che è lo Sandy. Oh, ho trovato un Jul. Si vede? Poi, questo che credo sia un adesivo. No, guardate che carino. Io sono ossessionata da questo ragazzino, vi giuro. Anche in Produce, il mio preferito. Poi, c'è questa, che non so se è random. Oh sì, ho trovato Doyeon. E poi abbiamo le due footcar, che credo che siano una di gruppo. Esatto. Quanto sono belli. Comunque lui si vede che è un bimbo, però io adoro. E l'altra. Oh, che culo!
No, no, io amo Doyon. Che non si sa so se si dice Doyon o Doyan. Vabbè, no, credo Doyon. Vabbè, illuminatemi nel caso. Scusate le mie unghie oscene. No, è bellissimo. Vi giuro, ragazze, ascoltatevi questo album perché merita, merita un sacco. Bene, per questo unboxing è tutto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!